Salve a tutti ragazzi, qui TTD e ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua sulla versione global di Dragon Ball Z Dokkan and Battle per andare a provare assieme il Team Extreme Int. Finalmente ho portato a tour Kid Buu. Possiamo finalmente goderci questo team. Finalmente ragazzi, finalmente. Era da tanto tempo che lo volevo provare. Eccoci qua. Ce l'abbiamo, Kid Buu Int, Ability 1. C'ha un po' di crit, però, ragazzi, non gli ho dato tutta l'ability. Avevo altre Orbint da dover usare su altri PG come Gohan LR. Quindi, gli ho dato almeno il crit, pochissimo additional. Andiamo comunque a provare assieme il team di Kid Buu Int, l'Extreme Int. È un po' completo, si può dire anche un po' completo. Mancherebbe una carta sola, che è Golden a sto punto. Golden Angel, quando esce. Di sicuro con Golden Angel mi divertirò a usare questo team. Però, ragazzi, andiamo comunque a provarlo assieme. Prima di Golden, ragazzi, ho chiesto a qualche amico di mettermi Kid Buu Int Leader. Per fortuna lo abbiamo, quindi possiamo giocarlo tranquillamente. Questo è il problema di giocare Kid Buu Int, il Team Extreme Int, eccolo qua. Ce l'abbiamo, ragazzi, ringraziamo Antonio che ci passa il suo Kid Buu Int, anche il suo Ability 1. Comunque, ragazzi, questo è il team. Andiamo contro Gohan STR di Ultimate Form. Lo voglio mettere alla prova, questo team, quindi andiamo. E eccoci qua, ragazzi. Siamo dall'evento The Ultimate Form di Gohan STR. Sì, i Majin fanno più danno e tutto. Però voglio solamente provare il team contro uno degli eventi anche più cattivi del global attualmente. È quello che fa più danno in assoluto. Quindi si rischia, si può rischiare con questo team. Non è proprio il team più forte che esista, non è nemmeno il più schifoso, ragazzi. Reputo l'Extreme Tech peggio, molto peggio. E l'Extreme AGL siamo lì. In generale, comunque, tutti questi tre team, quindi l'Extreme Int, l'Extreme AGL e l'Extreme Tech, hanno tutti qualcosa in comune, che non si trova il friend. Ho avuto la fortuna che ho chiesto ad amici di mettere Kid Buu Leader, se no non lo giocavo mai questo team. È bellissimo, è bellissima come cosa. È un po' la pecca della friendlist, il solito problema della friendlist, che se non vogliono aggiornare, grazie, potete andare a quel paese, Bandai. E che bel turno, direi anche che è un ottimo turno. Per fortuna ci siamo con il ki, quindi non è un problema questo, però che schifo quando gira così male il ki. Quando gira male il ki, ragazzi, è una pecca questo team. Perché alla fine dei conti, adesso, questa non è la turnazione ideale, cioè Kid Buu, Buan, Kid Buu non è proprio una delle turnazioni ideali, fa proprio schifo. La turnazione un attimo ideale sarebbe Kid Buu, Buan, Buffer, Kid Buu, Buffer, Buffer. Così, in quel modo lo potete giocare tranquillamente sto team. Comunque primo turno andato tramite Kid Buu e Buan subito. Ecco, qua già ho paura. Tre Buffer in turno. Facciamo una cosa, non esiste che giochiamo questo turno, facciamo finta di niente, perché fa veramente schifo, ragazzi. Mamma mia, che brutto turno da giocare. E soprattutto il prossimo, anche quello là, è brutto proprio. È brutto, ragazzi. È veramente brutto anche il prossimo turno. Cioè, poco da dire, poco da fare. Abbiamo zero buffer anche dopo. Che bello. Che bello giocare Kid Buu alle volte. Che bello. E più che altro, sì, è un team che gira. Quando avete i buffer, gira. C'è questo rischio altissimo di però fare una delle prime turnazioni full buffer. Non va proprio bene, è uno schifo proprio schifoso. Teniamo buona tankare. Non lo so, sinceramente. No, vabbè, dai, teniamo Kid Buu. Dai, facciamo in questo modo. Kid Buu, tiriamo anche la special con Buan. E ci possiamo tenere il ki. Possiamo sinceramente tenere il ki, però no, dai. Per favore non mi fare troppo male, grazie Gon. Che bello. Fa male, fa molto male. Quindi se non crit ora rischio già. Che bello, perché non ho usato item? Non lo so. Oh, il crit magico. Ti amo Kid Buu. Ti amo già Kid Buu. 2 milioni e 5 di crit. Il crit magico di Kid Buu, ragazzi. Oh, ecco finalmente anche la turnazione che dicevo prima. Turnazione 1, Kid Buu Buan. Seconda turnazione, attualmente, finché non c'è ancora Golden, ragazzi, giocate Kid Buu e Vegeta Scouter. O comunque un altro buffer, sempre fisso in turnazione, gli date chi. Così ha la chance anche lui di tirare special, fare danno in generale. Ecco, come vediamo qua, ragazzi, con doppio buffer, Kid Buu gira da Dio. Il problema, ovviamente, è che serve un doppio buffer. Quello, ovviamente, è un problema. Quello si può fare poco,
per come gira il team. No, vabbè, direi di tenere item per ora, anche perché comunque tech non dovrebbe farci troppi problemi. Infatti 14.000, guarda, non mi interessa. 56.000, vai Kid Buu. Peccato che questo è ability free, no, anzi zero ability, che è peggio, è un po' una pecca, però comunque un po' i suoi danni li fa, dai, un pochino. Vegeta Scouter mi fa ridere che arriva a 230.000 nello Scouter, eh. Fa un po' ridere, non mi aspetto così tanto da un buffer, ok, l'abbiamo anche stunnato, vai. Ecco qua il turno che dicevo, no ragazzi, praticamente abbiamo il buffer in turno, Kid Buu non ha problemi in questo turno. Ha problemi solo se gira male, diciamo, sia il team, perché ad esempio le prime turnazioni avete proprio il team messo malissimo, lì gira male, c'è poco da fare, c'è veramente poco da fare. Se gira male il team, Kid Buu non tirerà la special. Poi un'altra pecca forse è da mettere in conto anche il fatto che deve girare bene il Ki, anche quello è da mettere in conto. Però se avete i buffer, se avete il team completo, Kid Buu Int gira ed è un ottimo team. La pecca è che è un team per chi ha le cose complete. Ovviamente non tutti hanno le cose complete, quindi non lo vedrete spesso Kid Buu. Usiamo King Yemma, sì, usiamo King Yemma, tanto siamo full vita. Direi che teniamo Kid Buu Int qua. Vabbè, gli diamo abbastanza ki così. Il prossimo turno abbiamo il buffer, quindi siamo a posto da quel lato. Teniamo comunque un po' di ki e andiamo avanti in questo turno. Non so come girerà, eh. Ok. La special non mi piace sinceramente. Ok, vediamo un po'. Ah, non fare troppo danno, 75.000 fa molto male. Ho paura là sotto per Baby. Non mi piace la cosa. Super Vanishing Ball, perfetto. 690, dai, ci può stare. 6.000, dopo ci curiamo. È un po' difficile come team. Non è un team per tutti. Se non mi sbaglio, questo Vegeta può stunnare, no? Se non mi sbaglio. Vediamo comunque. Revenge Death Ball. Wow, Baby, sei fortissimo. Baby! Ok, sì, i danni con un King Yemma non li abbiamo proprio sentiti, oltre a quella special. Allora, teniamo buon primo. Usiamo un Senzu quasi obbligatorio. Il Ki me ne serve 3, ce n'è in abbondanza. Ok, facciamo in questo modo, ragazzi. Andiamo a vedere un po'. Tanto siamo full vita, la pecca ora farà danno perché non c'è King Yemma, quindi quello può far male. Vai così, 270. Additional. Grande buon, ragazzi. Vai, ok, 1.071.000, eh. Vai Kid Buu. Critta se ce la fai, per favore. Niente crit, 1.002.000 però, dai. Ci sta. Kid Buu ci sta. Se avete il team quasi completo ci sta, è un team divertente. Se non è completo, ovvio, non è un team bello da giocare. È un team... Ah, no, ma la special sul buffer, ma sempre. Ma è una presa in giro questa. Dokkan, dai. Basta le special sui buffer. Basta. Non mi rompere. Questo Kid Buu quanto danno può fare? 500.000 dovrebbe bastare. Dovrebbe bastare. Si spera che basti più che altro. Teniamo in questo modo, ok. Ho paura perché là però ci sono due attacchi. Vabbè, dai, usiamo... Non voglio perdere alla fine con questo team, perché non ritroverò mai più un friend per usare il team. Quindi cerchiamo di non perdere ora. Facciamo in questo modo, dai. Ok, 5.200, 5.000. Ok, andiamo. Non mi tirare special se non lo uccidiamo. Vediamo un po'. Oh, bastava. Ok, bastava il danno. Però non voglio rischiare. È un team che non si può giocare spesso, quindi... Quando voglio fare una run con sto team, fatemela fare con tranquillità, perché non so come gira, visto che l'ho runnato, questa è la terza volta. Non è un team facile da giocare, ragazzi. Detto questo, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, commentate e iscrivetevi. Vi ricordo anche che potete seguirmi sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram. Tutti i link sono sotto in descrizione. E noi, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.